Poi volevamo fare una domanda se voleva di rispondere sulla decisione della Lombardia per quanto riguarda i tributi regionali di lasciar perdere Equitalia. Ma io credo che per noi funziona Equitalia. Certo, ci vogliono leggi e disposizioni che la rendano meno, come si può dire, che abbiano la possibilità di renderla meno vessatoria nei confronti dei cittadini, e questo va senz'altro bene. Per il resto, non so, io ho vissuto il periodo nei quali chi voleva non pagava l'acqua, anche nella civile toscana. Quando passammo a fare le verifiche scoprimmo che i quartieri più poveri pagavano l'acqua e magari invece sì, qualche signore, dottore o altro preferiva non pagarla perché, come dire, per pochi soldi cosa vuoi che sia se noi non paghiamo l'acqua. Quindi cioè, ci sono, la lotta all'evasione va fatta in modo chiaro, non vessatorio ma anche incessante, determinato. Mi pare che negli ultimi tempi riprenda troppo piede l'idea che evadere sia un po' un diritto generale acquisito. Non è così neanche in Costituzione, dove si parla del carattere progressivo dei contributi con la fiscalità generale. Non lo so, Renzi una volta ha parlato di sostituire Equitalia, se si deve chiamare in un altro nome io non ho problemi, ma una struttura forte che combatta l'evasione fiscale comunque ci vuole. Noi per adesso mi sembra che con Equitalia stiamo facendo le cose che dobbiamo fare, che ci spettano, è dovere di fare per chi ha ruoli pubblici.